Ale, un po' il clima amichevole anche mio quest'oggi con l'intervista, c'è l'amarezza magari per aver perso questa gara, però noi vogliamo evidenziare un aspetto: la stagione comunque è stupenda, come diceva Mister Tesser, sì, loro hanno conquistato la Supercoppa, hanno messo la ciliegina sulla torta, possiamo dire, però la base, la sostanza c'è sia nella Juve Stabia che nel Pordenone. Sì, sì, no, beh, ci dispiace perché non abbiamo portato a casa la Supercoppa, però come hai detto tu abbiamo fatto una grande stagione, quindi lasciamo andare questa sconfitta, perché veramente per noi, per quello che abbiamo fatto, bisogna pensare solo a questo. Abbiamo ottenuto un risultato fondamentale, importantissimo per la città, per la società, per noi stessi, e quindi bisogna pensare solamente alla grande stagione che abbiamo fatto, ovvio. Il rammarico c'è, perché alla fine siamo esseri umani e ci dispiace tanto, soprattutto per quello che abbiamo dato, però vabbè, bisogna lasciarci scivolare tutto e pensare alla grandissima stagione che abbiamo fatto. Che cosa avete detto a Branduani al suo secondo errore, possiamo dire, in tutta la stagione? Quindi parlare di due errori in una stagione completa, non si può buttare la croce addosso a lui, però il 3-0 un po' ha chiuso i giochi definitivamente. No, non gli abbiamo detto assolutissimamente niente, perché è stato il protagonista di quello che abbiamo fatto, della grande stagione, quindi cosa gli potevi dire? Niente, gli abbiamo dato il 5 perché veramente non si può dire niente a nessuno per questa grandissima stagione che abbiamo fatto. Ecco, adesso meritato riposo per voi, la palla passa a quel gergo calcistico, alla società, che dovrà già riorganizzarsi per l'anno prossimo. Io te l'ho fatta già l'anno scorso dopo Reggiana: quale sarà il futuro di Alessandro Mastalli? Ecco, io mi butto sempre in avanti perché li vorremmo vedere a vita la rivista. Guarda, sinceramente adesso stacco completamente, penso che lo facciano tutti, adesso ci divertiamo, andiamo in vacanza e poi ci penseremo più avanti. Io ho altri 2 anni con la Juve Stabia, quindi l'ho sempre detto, quindi penso ai colori giallo-blu, e però adesso stacco completamente, stacchiamo tutti e pensiamo alle vacanze che penso siano meritatissime. Ecco, staccheranno anche i tifosi, perché oggi pure hanno fatto tanti chilometri per essere vicini. Ecco, un pensiero per loro, conclusione di questa stagione, questa annata, possiamo dire, che cosa vuoi dire? Ecco, dai, di oggi posso fare veramente i complimenti ai nostri tifosi, che sono venuti nonostante i tantissimi chilometri e hanno sempre cantato, ci hanno sempre sostenuto, non solo oggi ovviamente, però cosa gli si può dire anche a loro? Nulla, come non possiamo dirci niente a noi e nemmeno a loro non gli si può dire nulla, quindi complimenti veramente a voi, complimenti a tutti noi.